congresso di radicali italiani, siamo con Gianfranco Spadaccia, volto e voce storica e radicale storico per eccellenza, potremmo dire, e vogliamo intanto chiedergli come pensa che stia andando questo congresso e anche una sua idea sull'assenza di Pannella, che comincia a essere un'assenza che comincia a preoccuparci, se ha secondo lui un significato politico o meno. Ma sicuramente tutte le assenze hanno un significato politico. Ieri, spiegando i gesti dei deputati radicali in aula, ho detto che quando poi la politica non si riesce a manifestare come pensiero e come azione, secondo la definizione che Benedetto Croce dava della storia, allora si ricorre all'atto che spiega se stesso, il pensiero che è tutto nell'atto e nelle conseguenze e nelle ripercussioni che c'è. Sicuramente questa assenza è un atto, si governa anche attraverso l'assenza. C'era un famoso sovrano cinese che governava attraverso l'assenza, almeno così mi ricordo di aver letto un romanzo su questa cosa, ma non, d'altra parte, presentando un libro l'altro giorno, questo libro Attenta Vigilanza, ricostruito da Andrea Maori. Andrea Maori, che abbiamo avuto qui, abbiamo presentato il libro. Che sugli atti, praticamente sulle informative della polizia, sui convegni e i congressi radicali. Angelo ha citato un pezzo in cui alla fine lui diceva una cosa, richiamava all'ordine Pannella, e Pannella gli disse, lui era segretario del partito, Angelo Pannella, disse: alta, io sono un militante libero di fare quello che voglio, cioè, tu come segretario del partito non mi dici quello che devo fare o non devo fare. Poi ho ricordato io che c'è stato un periodo dopo il congresso di Verona del 72, mi pare, del 73, in cui lui è stato 2 o 3 anni, fino a quando non siamo arrivati in Parlamento, lui non era iscritto a partito, era il leader di un movimento che insieme a Fortuna avevamo creato, che si chiamava dei diritti civili, eppure veniva a tutti i congressi, parlava a mezzogiorno, il penultimo giorno prima della cosa, parlava 1 ora e mezza, e era quindi, Pannella è così, poi esiste il partito, il collettivo, esistono le nostre la nostra dialettica, le nostre dinamiche interne e le nostre differenziazioni. Non è un mistero, anche se non l'ho mai drammatizzato, se non c'è che io, per esempio, in tutta questa analisi della partitocrazia, eccetera, eccetera, che praticamente porta Marco a dire che Berlusconi è solo un prodotto di questo sessantennio partitocratico, l'ultimo prodotto, magari quello che l'ha accelerato, e io dico che secondo me questo presuppone, c'è uno sbaglio d'analisi, perché Berlusconismo non è solo il prodotto della partitocrazia, è qualcosa di più, non è una riproposizione in forme diverse della vecchia Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana è stato il governo di centrodestra, però è stato anche il tappo messo sul moderatismo italiano, che è un moderatismo reazionario fondamentalmente nella storia d'Italia, da Salandra a Mussolini fino alle soglie fino ai tentativi di spostare a destra l'asse, che sono venuti prima con l'operazione Sturzo e poi nel 1960 col governo Tambroni. C'è un moderatismo italiano che è attraversato da questa vena reazionaria che non è liberale fondamentalmente. Non dico che sia necessariamente fascista, ma ha sicuramente un fondo di intolleranza, un fondo di semplificazione autoritaria, un fondo di ripulsa dei diritti individuali e dei diritti civili, e quindi non è liberale.
Io ritengo che, saltato il tappo democristiano, questo moderatismo reazionario sia venuto fuori e che il berlusconismo, prima con Forza Italia e poi col Popolo della Libertà, lo abbia superato, fino a essere scavalcato dai vecchi fascisti, che sono in qualche misura invece approdati a posizioni. Poi sul piano della, qui sto parlando culturalmente, non sto parlando delle posizioni politiche, di fini, eccetera, perché sono poi criticabilissime, non do nessun credito, ritengo che ho seguito sempre con molta attenzione le evoluzioni della vedova, che nelle differenze ho sempre stimato, a differenza per esempio di altri giovani leader radicali coevi di... È uno dei pochi ex, diciamo, che non sta più all'interno del partito, che ancora si definisce radicale. Lui è partito radicale. Sì. No, lui è iscritto al partito radicale e si definisce pubblicamente radicale. Quindi c'è questa differenza di analisi che non è da poco. Io credo che non sia paragonabile a CDU della Merkel, non sia paragonabile al partito di Aznar, non sia paragonabile neppure al gollismo, che ha sempre tenuto molto ferma la paratia di distanza dal movimento lebenista di estrema destra, che si richiama in qualche modo a Vichy, alla tradizione, e non a caso la figlia di Le Pen, che pure sta tentando un'operazione un po' simile 15 anni dopo quella di Fini, cioè di moderare, però quando viene in Italia sente il bisogno di andare in giro con la Santanchè. Ecco, questo la dice lunga, cioè i referenti di questo Popolo della Libertà non è il gollismo di Sarkozy e di Juppé, che appunto ha tenuto ferma questa distinzione sull'estrema destra da De Gaulle a Pompidou, da Pompidou a Chirac, da Chirac a Sarkozy, ma è qualcosa di una deriva diversa. Questa è una mia profonda convinzione e incide sulla cultura del paese, perché ha prodotto la legge Fini-Giovanardi, ha prodotto rispetto alla quale Fini non ha ancora fatto nessuna autocritica, ha prodotto la legge Bossi, Bossi Fini, rispetto alla quale Fini non ha ancora fatto nessuna autocritica e nessuna revisione, e credo che abbia inciso molto nella cultura e nella civiltà di questo paese in termini di omofobia, di crescita di tolleranza rispetto alla crescita del razzismo, di comportamenti intolleranti rispetto alla cosa, di indifferenza alla immigrazione, di ingigantimento dei problemi di sicurezza, che invece devono essere affrontati, devono essere affrontati in modo diverso da come sono stati affrontati, e credo che su queste cose noi abbiamo avuto una risposta, un'accentuazione reazionaria che non mi fa dire che non è tutto quanto riducibile soltanto alla partitocrazia, la quale esiste, la quale inquina profondamente il Partito Democratico. Quindi poi su questo, quando io mi scontro con i dirigenti del Partito Democratico, ma anche con quelli di Rifondazione, quando ho discusso con quelli di Rifondazione, dico: guardate che voi negli enti locali, nei comuni, nelle regioni, voi siete anche voi partecipi di questa lottizzazione selvaggia e di questa confusione fra partito e istituzioni che ammazza la democrazia italiana e il sistema democratico. Quindi praticamente tu sostieni un pochino che questo, che Berlusconi sia appunto un qualcosa di più, forse volevo capire appunto se ho interpretato giusto le tue parole, diciamo questo suo anche personalismo è un po' un napoletanismo, un qualcosa un po' di più, perché la vecchia partitocrazia probabilmente era così diffusa che non c'erano grossi personalismi, era un po' più tutto diffuso. Ma infatti lui ha vinto presentandosi
presentandosi come l'alternativa alla partitocrazia, come quello che combatteva la partitocrazia, e si è presentato come il cavaliere bianco della rivoluzione liberale. Io mi ricordo che nel 94, perché io avevo lasciato la politica attiva qualche tempo prima per dissensi interni e come si concepiva la crescita del Partito Radicale Transnazionale, quindi il berlusconismo non c'entrava niente. Io in quel periodo ho votato poi sempre, finché c'è stato il nominale centrosinistra, e a proporzionale votavo radicale. Però nel 1914, soprattutto dopo l'accordo Pannella-Bossi e Berlusconi su presidenzialismo, federalismo, collegio uninominale inglese, io dissi: io non credo che questo sia il cavaliere della rivoluzione liberale e non credo che questo accordo abbia un grande futuro, però spero di sbagliarmi e spero che voi possiate avere ragione. Oltretutto l'operazione dal punto di vista dell'opportunità politica ha avuto molto importanza nella storia radicale, perché ha portato Emma, non ha portato come noi avevamo sperato Pannella ad essere ministro degli esteri, divenne ministro degli esteri Martino, e del resto sarebbe finito presto l'idillio Pannella-Berlusconi, non sopportò come ministro degli esteri neppure Ruggero, l'ambasciatore Ruggero. Che mi sembra che fu il primo dei ministri che si dimise. Che durò pochi mesi, sì, per un dissenso proprio sull'Europa, sulle cose che oggi costituiscono il centro di tutti i problemi italiani. E però abbiamo avuto Emma Bonino commissario europeo, che è stata una cosa fondamentale, cioè abbiamo dimostrato con Emma che questo partito non violento, extraparlamentare sotto molti aspetti, questo partito estremista della democrazia è una grande forza istituzionale di governo, cioè può rappresentare una concezione alternativa del modo di governare, dall'idea di una alterità anche nel momento del governo delle istituzioni, cosa che poi si è confermata quando Emma è stata ministro, ma questo era già implicito, cioè noi abbiamo governato molto più di tante altre forze politiche anche stando all'opposizione. Cioè non abbiamo cambiato la civiltà di questo paese. Mi posso permettere di dire anche stando fuori dal Parlamento? Anche perfino stando fuori dal Parlamento, abbiamo cominciato stando fuori dal Parlamento, perché il divorzio l'abbiamo creato stando fuori, l'abbiamo imposto quasi, l'abbiamo sollecitato anche perché li abbiamo presi di sorpresa e poi in seguito si sono attrezzati per tentare di ammortizzarci, di tamponarci, di impedirci di raggiungere i nostri obiettivi. Però non c'è alcun dubbio, diciamo pure che basta vedere, noi siamo l'unica forza politica italiana, e questa è la forza della nostra alterità, che si è sempre mossa secondo una agenda politica, come dicono i politologi, alternativa rispetto all'agenda politica che tutte le altre forze politiche, magari contrastandosi fra loro, scelgono come attualità del governo del Paese. Voi ci fate caso, anche negli scontri più duri, però l'agenda politica è condivisa anche dall'estrema sinistra, dall'estrema destra, cioè si scontrano ma su quell'agenda politica, mentre è difficilissimo inserire i temi tabù, i temi nevralgici, quelli sui quali bisogna scegliere, su quelli sui quali la scelta comporta dei costi, anche sociali e anche elettorali. Su quello non sono forze di governo, né a sinistra né a destra, e questa è la, la, la,
l'elemento di rottura, e questo è la nostra forza, era la nostra forza ieri, è la nostra forza oggi. L'abbiamo tentata di imporre con il referendum, ci hanno tagliato il referendum, gli altri adesso arrivano in ritardo a risuscitarli i referendum. Ben vengano anche queste cose, se le fanno altri probabilmente hanno maggiore possibilità di successo. Dubito che questo elettorale sarebbe veramente il colmo, dopo aver detto, se contraddicendo se stessa, la Corte Costituzionale accetta, sarebbe la prova provata che non solo non esiste diritto, ma non esiste neanche un minimo di coerenza giurisprudenziale, perché la Corte Costituzionale ha detto che quando una legge che riguarda le elezioni annulla il sistema elettorale, non si può, il referendum non si può fare, perché si crea un vuoto giuridico che deve essere siccome la stessa Corte Costituzionale ha detto che la reviviscenza delle leggi precedenti abrogate non è possibile, sarebbe veramente strano questo. Che in pratica il nostro sono un referendum abrogativo e non resuscitativo in pratica. Dovrebbe essere così, se poi lo fanno diventare abrogativo e risuscitativo è veramente la prova provata che abbiamo ragione nel dire che la Corte Costituzionale, quando si tratta di referendum, si comporta come Marco dice, la cupola, la grande cupola della mafiosità partitocratica, ma sicuramente come organo di supplenza della partitocrazia. In questo caso neanche come organo di supplenza di tutta la partitocrazia, ma come organo di supplenza politica che interferire negli equilibri interni alla partitocrazia. Allora Gianfranco, io volevo chiederti una riflessione un pochino sul consuntivo di queste collaborazioni che i radicali hanno avuto dal 94 a oggi con l'uno o con l'altro polo. In questo senso, all'inizio, prima delle elezioni, ci sta una grande manifestazione in qualche modo di solidarietà, c'è sempre la parola, le espressioni radicali, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, probabilmente anche perché stando intorno al 50 tutti e due, quei voti, quel piccolo peculio è utile, come è successo con la rosa nel pugno per poi prevalere sull'altro, ma dopo, subito dopo, comincia poi una quarantena politica. E poi anche le varie proposte di riforma e di veramente riformatrici radicali vengono paralizzate da questa palude. Allora io ti chiedo, siccome Marco ci ha parlato ogni volta in occasione di queste alleanze, in periodo preelettorale, di sacrificio e di strazio dei militanti radicali nel dovere in qualche modo sapere di votare per radicale, ma anche per e registro sempre più persone radicali che fanno aumentare il partito del non voto, e quindi non voto neanche per i radicali, ti chiedo poi alla fine, secondo te, se si può fare una cosa generale, trarre una conclusione generale, è valsa la pena dal 94 a oggi fare questo tipo di cercare queste collaborazioni, se è portato a casa qualcosa che è valso la pena? È la politica, bellezza, è il dialogo politico che ha fatto il rapporto con gli altri. Quanto a questa cosa del non voto dei radicali, tu tieni conto che il Partito Radicale è sempre stato, e il Movimento Radicale nel suo complesso e la Galassia oggi, è sempre stato un movimento di scarso insediamento, non dico solo clientelare ma anche territoriale. E quindi questo avviene nelle classi dirigenti, quanti sono quelli che hanno considerato e usato l'esperienza radicale come una scuola e poi sono andati altrove. Il dissenso politico esiste dappertutto, esiste anche da noi, e quindi c'è questo via vai, questo andare e tornare. Io stesso, in realtà, io non sono andato e tornato, perché io non mi sono mai allontanato dal Partito Radicale Transnazionale Non Violento, perché fui uno di quelli che era fortemente convinto di quella cosa. Non mi sono ritirato dalla politica attiva italiana nel periodo che va dal, che è un lungo periodo di quasi 14 anni, quindi non è che non ho avuto impegni militanti attivi, però sono stato iscritto al Partito Radicale Internazionale, ho fatto parte del comitato
perfino una volta del comitato d'onore di Non c'è pace senza giustizia, ha fatto parte di Nessuno tocchi Caino, sono uno di quelli che si è iscritto subito all'associazione Coscioni, quindi io dal Partito Radicale in realtà non me ne sono mai andato. Non mi sono iscritto e non ho partecipato ai club Pannella dei primi anni, della fine degli anni 90, e non ho, fino a quando Rita Bernardini è stata designata candidata alla segreteria del partito, non mi sono iscritto a Radicali Italiani. Ma detto questo, il via vai c'è stato nella storia lontana e nella storia recente, così come questo è un partito aperto anche alle doppie tessere, e molti poi che se ne vanno rimangono, e questo non lo dobbiamo mai dimenticare, sono iscritti ad altri partiti ma rimangono iscritti al Partito Radicale Nazionale, che è il nostro partito. Noi siamo, come Radicali Italiani, una componente del fronte italiano del Partito Radicale Internazionale, una componente che ha lo stesso diritti poi all'interno del Partito Radicale Internazionale che ha uno del PD o uno del PDL che si iscrive al partito, o uno del Movimento di Futuro e Libertà che si iscrive al Partito Radicale Internazionale, perché su questo c'è molta confusione. Non è... sì, se mi permetti, anche una cosa un po' complicata per tanti. Una cosa complicata però perché... Però è complicata perché appunto la politica italiana è proporzionalistica, è fatta di tante, invece di essere fatta da grandi schieramenti, da grandi partiti di coalizione, è fatta da tante da coalizioni di tanti partitini, ciascuno dei quali ha un assetto di potere che ha qualcosa di etnico, di ideologico fortemente caratterizzato, e tutto questo è una degenerazione della democrazia. Le grandi democrazie invece hanno partiti che sono aperti alla società civile, che hanno meccanismi, ma anche lo stesso Partito Socialista Francese, le primarie che hanno fatto, che sono state primarie vere, con scontri effettivi e reali, non hanno niente a che fare con questa finzione che sono state le primarie italiane del Partito Democratico, che sono poi un richiamo semplicemente dell'elettorato di consenso. Quanto alla politica delle alleanze, dicevo, è la politica bellezza, perché è il dialogo con questo assetto politico che noi tentiamo di modificare, e su questo c'è sempre stata... Nel Partito Radicale ci sono state alcune cose, c'è stata una continuità ideale e una discontinuità molto forte, non tanto nella politica delle alleanze, quanto nell'orizzonte delle alleanze a cui noi miravamo e che noi tentavamo di realizzare. Partiamo con l'unità laica, l'unità delle forze laiche di Ugo La Malfa, a cui il Partito Radicale di Pannunzio nasce su questo richiamo, a cui Franco Roccella, il radicale Roccella, Luggi risponde unità laica delle forze, non unità delle forze laiche. Eravamo già allora universitari protagonisti del dibattito politico su queste cose. Poi c'è stata la divisione fra una parte del Partito Radicale di Pannunzio che voleva rimanere vicino alla Malfa, e un'altra parte del partito che voleva l'alleanza con i socialisti, e poi c'è stata la fondazione nostra di Sinistra Radicale, che dicevamo no, centrosinistra no, perché è una ripetizione del centrismo, è una prosecuzione della storia d'Italia in cui le soluzioni centriste servono a evitare la crescita, il salto di qualità verso una democrazia compiuta. E quindi noi vogliamo unità alternativa, rinnovamento della sinistra.
noi dobbiamo andare al tavolo dal 59, Pannella scrive gli articoli rivolti al Partito Comunista da una parte e ai laici dall'altra, dobbiamo superare la scissione di Livorno, dobbiamo andare al tavolo con i comunisti per riproporre tutte intere le nostre idealità, non per fare i frontisti, non per raggiungere un compromesso col Partito Comunista in cui poi il Partito Comunista è egemone e noi siamo subalterni, ma dobbiamo andare lì riproponendo tutto, dai fratelli Sorosselli al Partito d'Azione, alla guerra di Spagna, i nostri valori, le nostre scelte, eccetera, eccetera, e da questo ricostruire, costruire una sinistra democratica egemone, essa rispetto ai comunisti. E la cosa è andata avanti per anni. E è andata avanti prima attraverso un dialogo a cui loro erano interessati perché era il momento della formazione del centro-sinistra, e quindi se noi rompiamo con Pannunzio e con gli altri ci guardano con interesse, ma ci guardano con interesse solo per ragioni di loro opportunismo politico. Quando cresciamo su cose che urtano la loro agenda politica, il divorzio, i diritti civili, mettono in crisi l'articolo 7 che è un altro elemento di continuità col partito del mondo. Io ho ricordato l'altro giorno che se a tutti quelli che hanno sempre detto ma voi con i radicali del mondo non c'entrate più niente, ma come non c'entrate più niente? C'è in questo libro di Andrea Mauri c'è il resoconto del convegno verso il regime voluto da Ernesto Rossi, in cui c'è la prima divisione interna, e non è fra noi e il Pannunzio, e non è fra noi e Piccardi e Ernesto Rossi, ma è fra tutti questi e noi da una parte e dall'altra Giovanni Ferrara, Paolo Ungari, Francesco Compagna, cioè i amalfiani già allora virgolette del partito. E questo è un elemento verso il regime, l'altro elemento l'anticoncordatale, la rimessa in discussione dell'articolo 7 in funzione contemporaneamente di attacco al monopolio del governo democristiano da una parte e di attacco al monopolio, alla pretesa del monopolio dell'opposizione comunista dall'altro. Quindi c'è questo elemento di continuità e noi a partire da quando queste cose diventano con il divorzio acquistano consistenza, cominciano gli attacchi. Il Partito Comunista comincia a attaccare i radicali, comincia a erodergli il terreno di competizione, di possibilità d'espressione. E tutta la legislatura e tutto il periodo dell'approvazione parlamentare della legge sul divorzio del 68, dell'approvazione, è da una parte questa dialettica molto fortemente polemica fra noi e il Partito Comunista, dall'altra questa contiguità strana, pericolosa anche, con gli extraparlamentari e all'interno dei quali il rapporto privilegiato è con lotta continua, perché lotta continua, pur non essendo approdando poi soltanto sul finire alla non violenza, aveva però una caratteristica in comune con noi: era un movimento libertario e quindi era un movimento sensibile alle tematiche dei diritti civili e dei diritti umani. Quindi il dialogo è sempre stato, anche nella polemica più violenta. Io ricordo proprio durante il divorzio una grande manifestazione al Palazzo dei Congressi a Roma, in cui quando veniva fuori lo slogan ammazzare i fascisti non è reato, noi facevamo scudo e veniva fuori e non è, e però si stavano a sentire perché eravamo interlocutori di quel movimento, eravamo l'anima non violenta, laica, democratica di un movimento che invece era nella sua leninista e tendenzialmente totalitario, fino alla lotta, fino a diventare poi questa cosa, in nome di quelle stesse cose, anche dell'unità, dell'alternativa e della cosa della sinistra, l'unica forza di opposizione al compromesso storico nel periodo in cui approdiamo al Parlamento con 4 deputati dal 76 al 79. Negli anni successivi
c'è prima il tentativo nostro, già cominciato nel 76, di approdare al PSI per trasformare, per fare una rifondazione socialista di tipo mitterrandiana. Con De Martino era arrivato il PSI al 9%, il minimo storico che c'era stato fino a allora. La cosa va male perché prima che noi possiamo approdare con fortuna a questo, e con Marco a questo disegno, Craxi vince e Craxi è un leader che prende stabilmente possesso di questo. E nasce lì un secondo quadro di riferimento di possibili potenziali alleanze, le alleanze con le forze laiche. Basta essere terza forza, che è stato il mito dalla Malfa in poi a Craxi di tutta delle forze laiche, dei partiti minori. Basta essere partiti minori, bisogna essere candidati a essere prima forza. Noi siamo disponibili a biodegradarci, a cancellarci, mettiamo all'ordine del giorno la scomparsa del nostro partito, ma voi dovete fare lo stesso. Ve lo diamo come esempio, vi diciamo che è necessario e proponiamo alleanze comuni, proponiamo ai socialisti e ai repubblicani l'uninominale e poi diventiamo questa forza laica e può diventare l'ago della bilancia, quella che sceglie di volta in volta l'alleanza col Partito Comunista, con la Democrazia Cristiana. Altro che soluzioni centriste, premi di maggioranza e altre cavolate di questo genere, no, l'uninominale secco all'inglese. Riuscimmo a convincere 90, con il via libera di Craxi e di Martelli, 90 parlamentari socialisti a firmare la Lega e convincere una parte consistente della Democrazia Cristiana. Naturalmente gli apparati, da quel momento è cominciata la guerra, però è cominciato anche il movimento referendario, poi sappiamo com'è finita, eccetera, eccetera, ma quello è stato un periodo fecondo e quella era una politica e anche lì ci siamo scontrati poi di volta in volta, perché tu poi andavi a proporre queste cose all'assessore liberale o repubblicano di un piccolo paese e lui ti diceva: ma io vengo eletto consigliere, se non c'è nessuno eletto, pace, non sono eletto, ma se sono eletto automaticamente mi fanno assessore per avere il mio voto. E quindi perché devo fare l'unità con gli altri che poi non vengo eletto? Questa è la logica della cosa. I piccoli orti. E io e a questi qui, dicevamo poi anche alla sinistra extraparlamentare, dicevamo: state attenti che poi la forbice arriverà colpendo i piccoli, come se fossero i piccoli i responsabili della non governabilità italiana. Non sono i partiti minori i responsabili del malgoverno, del non governo dell'Italia. I grandi partiti sono i partiti irresponsabili, cioè quelli che non governano. E l'alternativa all'uninominale, cioè non è che i sistemi elettorali possono cambiare il mondo, però possono mettere in atto dei processi virtuosi per cui dalla coalizione di tanti partiti si passa al partito della coalizione, cioè ai grandi partiti di governo degli stati occidentali. Questo in Italia non è mai stato possibile, è sempre stato frustrato in radice. Ci siamo avvicinati con il referendum del 92, poi è finito in Mattarellum. E nonostante questo, nonostante che fossero paracadutati da compromessi lottizzatori i candidati, la scelta della classe dirigente era molto migliore di quella, la selezione della classe dirigente, di quella che avviene con il Porcellum. Perché? Perché dovevano scegliere candidati che fossero capaci di vincere, almeno potenzialmente. Stavamo meglio quando stavamo peggio? Dal punto di vista delle candidature negli collegi uninominali, anche se paracadutate, io mi ricordo che a Cortona, per esempio, da una parte c'era Rosi Bindi e dall'altra c'era Bassanini. Bassanini era paracadutato, ma Rosi Bindi alla Camera e invece del collegio.
Quindi voglio dire, erano due personalità, ma nello stesso dovunque a Roma se volevi vincere, e naturalmente la sinistra era avvantaggiata perché aveva una classe dirigente e poteva scegliere anche intellettuali, professori, uomini di prestigio, assessori che avevano esperienza, eccetera, che aveva una possibilità di scelta molto maggiore del centrodestra. Stupidamente, quando si è arrivata all'eliminazione della quota proporzionale, che loro a parole avevano detto di appoggiare, quando si trattò di ottenere le 2 o 3 ore in più di dibattito televisivo che avrebbero consentito di vincere, non si vinse, non si raggiunse il quorum per una sciocchezza, perché D'Amato e D'Alema si fecero paralizzare dal centrodestra, che vedeva con il fumo negli occhi. Siamo arrivati alla soglia dell'uninominale secco all'inglese, è andata come è andata, purtroppo è andata male. È stata una sconfitta, stiamo tuttora alle prese con lo stesso tipo di problemi, alle prese con le soluzioni tedesche e con le sforbiciature verso il basso, come se i radicali fossero responsabili dell'ingovernabilità di questo paese, o la sinistra o Rifondazione Comunista, eccetera. No, i responsabili dell'ingovernabilità, della mancanza delle scelte, della mancanza del senso di responsabilità sono i cosiddetti, quelli che dovrebbero essere i grandi partiti di governo, e sono i partiti di potere e solo di potere. Complice poi di questa azione di responsabilità, così come possiamo definirla, c'è anche un'informazione che è una spargitrice di menzogne. Che è una, ma di menzogne non tanto, di censura, di silenzio, cioè è speculare alle forze politiche. L'agenda politica, quella di cui abbiamo parlato, che coinvolge tutti, dall'estrema sinistra all'estrema destra, non soltanto i grandi partiti di governo. Perché tutti quanti giocano su questo teatrino, su questo teatro di volta in volta di una politica che si concentra su alcuni problemi che non sono tabù. Gianfranco, tu sei stato molto benevolo, permettimi per esempio dire che il congresso radicale, quando se ne parla, ci sono i delegati, è una menzogna. Generalmente sì. Oppure dire che i radicali hanno salvato il governo, e i titoli quelli sono poi. Sì, ma sono vittime molto spesso anche loro della disinformazione. Non crede mica che i giornalisti siano molto diversi. Anche a loro quello che gli arriva è quello che danno le agenzie. Cioè, non è che, però non c'è alcun dubbio, cioè, ci sono anche, però. Il vero problema, adesso al di là del dato specifico, che voi sui delegati vanno ai congressi degli altri, per gli altri sono delegati, non gli passa neppure per l'anticamera del cervello che qui dentro chiunque viene ci paghiamo la stanza, il viaggio, eccetera, eccetera, non c'è nessuno che ce lo paga. Capito? E che nonostante questo poi finanziamo con alcune, perché ciascun movimento a cui siamo iscritti della galassia radicale costa 100, 150, 200 euro, e tutti insieme più di 500. E non gli passa per l'anticamera del cervello, perché per gli altri la politica è qualcosa che dà, non che paga, non qualcosa che bisogna pagare. E quindi è fatta di delegati e quindi di notabili, di persone comunque di potere che fanno parte di un certo giro, non è fatta di gente, di uomini, donne che vengono qui anche per passione, per interesse, per motivazione ideale e politica molto forte. E quindi Gianfranco, diciamo in sintesi di questa ottima discussione che abbiamo fatto, abbiamo avuto la visita, diciamo, di un vicepresidente del gruppo consiliare del Senato del PD. L'anno scorso c'era stata la Rosi Bindi, ben altro tenore di rapporti. Come pensi appunto che questo tema dei rapporti con il PD potrà evolversi, e soprattutto tu cosa ti aspetteresti? Ma io ieri ho detto che abbiamo dovuto ricorrere ad atti clamorosi in una situazione in cui l'unica cosa che c'era riservata era il silenzio e la censura, l'indifferenza e l'insignificanza. Per ribellarci a tutto questo abbiamo ricorso ad alcuni atti clamorosi. Su questi atti clamorosi una
gente di apparato ha tentato di costruire il capro espiatorio radicale, diffondendo quelle menzogne che dicevi tu, cioè che eravamo, salvavamo il governo Berlusconi, eccetera. E, insomma, io sono dell'opinione che il governo Berlusconi non si salverà per colpe sue, non perché qualcun altro è in grado di buttarlo giù. E se si salverà perché per le capacità di Berlusconi e non perché qualche voto in più dei radicali. Sarebbe bene che se lo mettessero bene in testa, visto che hanno già regalato alcune decine di voti che hanno ampiamente compensato le perdite che il Popolo della Libertà ha subito con la fuoriuscita di Fini. Quindi io non... questo serve in questo momento, cioè poi è un elemento di rottura. Dal mio punto di vista, infatti sono stato molto più interessato al discorso di Giachetti, radicale iscritto al Partito Radicale Transnazionale, segretario del gruppo del PD della Camera, che a quello del vicepresidente Ventura. Perché è venuto a dire, badate che siamo molti di più all'interno dei gruppi parlamentari, e figuriamoci nell'elettorato, di quelli sensibili a eccetera eccetera, e che sanno che queste menzogne non ci colpiscono perché sanno come sono andate le cose. E quindi era un discorso polemico perché non condivideva e denunciava le cose che abbiamo fatto, ma era contemporaneamente un discorso allarmato. Di una parte del PD che veniva a dirci, certo, poi può essere sminuito tutto dicendo ma certo è Giachetti, quello che fino all'altro ieri è stato radicale, voce di Radio Radicale per tanti anni, eccetera, eccetera, tutte queste sciocchezze. Giachetti dal 53 ha fatto un percorso da Rutelli, dal sindaco di Roma Rutelli. 53 è un po' troppo indietro. Hai ragione, dal 93. Non farlo passare per un vecchio. Dal 93 l'ha portato adesso ad approdare al PD e a lasciare e a dividersi e a separare la sua strada da quella di Rutelli, quindi è... Non è riducibile a questo il rapporto. Il rapporto è, credo che ci sia, ma insomma, del resto. Noi abbiamo ottenuto la convocazione straordinaria del Senato grazie alla grande maggioranza del gruppo del PD e a una parte del gruppo del PDL. Perché è vero che c'è una parte minoritaria del gruppo del PDL che su alcune cose, sul garantismo, sulla riforma della giustizia, eccetera, eccetera, la pensa come i radicali, anche se viene frenata e bloccata da. E lo stesso è avvenuto su Radio Radicale, cioè non è che ci sono decine, centinaia di firme del PD come... Ci sono decine e centinaia di firme di altri parti dello schieramento politico a favore del rinnovo della convenzione di Radio Radicale. Quindi, allora è un momento, questo momento di rottura è anche un momento in cui recuperiamo la nostra forza, per farne che cosa? C'è fra noi qualcuno che dice che con la storia che sono tutti uguali pensa che si possa fare un rovesciamento delle alleanze? Io dico che non ci credo, ecco, cioè che dall'altra parte mi pare che non ce ne siano le condizioni, che non ce lo consente la Chiesa, se non ce lo consente da questa parte la Chiesa, ma figuriamoci dall'altra parte, visto che si contendono che sono alle prese di quel 4, 5, 6% che una parte dell'apparato ecclesiastico può controllare. Quindi personalmente non ci credo, però questo elemento di rottura nella nostra storia, quando ci sono stati perché per riguadagnare forza, per riguadagnare visibilità, per riguadagnare il diritto che ci viene negato di parola, di espressione, di partecipazione al dibattito politico.
sui nostri temi, perché quello che viene poi censurato non è la forza politica radicale, ma sono i temi, è il testamento biologico, sono le riforme, è la manovra economica, è l'antiproibizionismo, cioè sono i valori, ma sono soprattutto gli obiettivi politici che noi proponiamo e che vorremmo che fossero almeno giudicabili. Giudicabili, noi vorremmo poter dire le cose come stanno sulla giustizia e sul carcere, farle conoscere, mentre quella che passa è semplicemente una verità ufficiale, una verità di regime, purtroppo, e lo dico, trasversale. Il Gruppo Radicale ringrazia Gianfranco Spadaccia, gli augura ovviamente buon congresso, gli diamo appuntamento sul nostro sito tvradicale.it, sappiamo che lui ha un discreto livello di digitalizzazione, sì. E quindi basta cliccare come indirizzo www.tvradicale.it e poi vedere tutto quanto quello che abbiamo fatto, un modello Radio Radicale che è pur sempre il nostro punto di riferimento. Grazie ancora Gianfranco, auguri buon lavoro. Grazie. E anche di buon ascolto. Grazie.